in quelle che sono, era stata la recettività per il G8, le BLC vanno Facciamoli fare Alessandrino un po' di spiegando, conti. ecco, quelle che sono le BLC, forse spiegando a tutti, per noi è diventato un gergo, ormai ci si chiede anziché come stai, che cosa sei. Le BLC sono le case che hanno un'inagibilità temporanea e transitoria, per la quale io spero finalmente, dopo che si è chiarito tutto, arrivino i progetti per avviare i lavori, che hanno un range variabile da pochissimi mesi anche a 12 mesi, se non di più, per i grandi condomini. Le LF sono le case invece che hanno danni gravi, mentre sulle F sono quelle che hanno un problema grave, ma legato a, C'è una diciamo situazione di così, pericolo un pericolo circostante. circostante sul quale potremmo recuperare molto, e si tratta di 1.000 nuclei familiari. Alessandrini, dove andranno le persone? Lei è il responsabile dell'accoglienza, della sistemazione degli sfollati aquilani. Gran parte di questi, dicevamo all'inizio di trasmissione, hanno trovato ospitalità sugli alberghi lungo la costa. Gran parte si sono arrangiati per conto loro, ma gli altri Ma noi dove abbiamo un troveranno un largo. tetto? Nei giorni scorsi De Bernardinis e lo stesso Berlusconi hanno detto che ci sarà una casa, un tetto per tutti. Ecco, ma in pratica come farete per dare un tetto a tutti gli aquilani? Non c'è ragione di non crederci. Voi, come sapete, nel momento in cui la gente è stata chiamata a dare una preferenza, si è divisa su tre rivoli sostanzialmente simili, ma diversi allo stesso tempo. Il progetto case, il ricorso agli affitti pilotati e pagati dalla Protezione Civile e l'autonoma sistemazione. Il potenziamento del contributo autonoma sistemazione è sicuramente un polmone enorme che, considerato che è stato richiesto a circa 4.000 famiglie, darà una risposta. Significa una risposta in sostanziale autonomia, quindi con una laddove si vede all'orizzonte anche una certa capacità di recupero dei normali valori di vita familiare. E in più, la stessa ordinanza degli affitti, la 3769, dopo un'iniziale difficoltà legata alla politica dei prezzi e al tipo di risposta che ha avuto il mercato sia sulla costa che nell'Aquilano, sta cominciando a dare dei frutti. Tant'è vero che ho la percezione, sto facendo i controlli in questi giorni, che le 500 famiglie che hanno nel censimento prediletto la politica degli affitti della Protezione Civile siano in qualche modo in gran parte già sistemati. Cioè si tratta in pratica di una conferma di situazioni che stanno già andando via via a Sistemati definizione. come? Che significa Sono già sistemati? entrate nelle case, Nelle noi abbiamo loro già case? circa 500 contratti d'affitto in essere, moltissime dei quali sono di lettere E ed F, una parte invece sono B e C. Quindi questa ordinanza che pian piano sta prendendo le mosse ci potrebbe dare qualche Quindi alla fine risultato. tutti avranno un tetto e forse non sarà necessario ricorrere alle case mobili. Vabbè, ma a noi non interessa moltissimo l'aspetto anche perfino accademico, come potrà essere la casa se è fissa o mobile. L'importante è che un eventuale aumento del fabbisogno, che ricordo bene, è storia di tutti i grandi terremoti, che il fabbisogno abitativo e alloggiativo si dimensioni in corsa, molto spesso aggiustando il tiro, è una costante dei grandi terremoti italiani, sia nel Friuli nel 76 che nell'Irpinia nell'80, e peraltro anche in questo vediamo il giorno per giorno, aggiorniamo gli strumenti operativi sulla base delle risultanze che via via le nostre analisi ci danno giornalmente. Sindaco, ha un po' di adrenalina a pensare al 21 settembre, quando riapriranno le scuole? Sarebbe una bella soddisfazione quel giorno, accompagnare I figli a mio scuola. figlio a scuola, accompagnare i figli a scuola, sì. Suo figlio va iscritto all'Aquila? sì, lui andrà al liceo scientifico, quindi all'edificio di Colle Sapone. Figli invece di De Matteis? Iscritti tutti e due all'Aquila, sì. Anche loro andranno, quindi tutti tornerete Liceo classico? all'Aquila, vicino No, è sì. dall'altra parte, a Lei, De Pertini. Matteis, non è stato morbido ultimamente nei confronti di questo progetto case. Perché? Perché, come era prevedibile, e come d'altra parte viene fuori anche dalle parole di Bernardinis, che mi sembrano inequivocabili, mi pare che sia lui a dire che forse i conti non tornano così come doveva essere, nella speranza di qualcuno, nella speranza di tutti per la verità. Il progetto case, è la parte finale di un problema sostanzialmente, perché il problema non era sistemare le 15.000 persone, perché è la grande enfasi che si è utilizzata fin dall'inizio come se fosse la soluzione del problema. Il problema era sistemare gli altri 50.000 prima, perché se sono i conti quelli fatti da sempre, mi pare che siano 65.000 gli abitanti della città, cui si aggiungono, questi sono i conti fatti da 15
da chi prevedeva che fossero 15.000 da sistemare nel progetto case e altri 50.000, si aggiungono poi gli studenti. Insomma, parliamo di una entità tra studenti e abitanti della città pari a 90.000 circa. 90.000, meglio essere chiari, si tratta degli abitanti più gli studenti, che, ricordo a tutti, rappresentano una delle risorse, se non una, la risorsa fondamentale di una economia già difficile come era la nostra prima, ovviamente, del terremoto, ancora prima del terremoto. Ora, al di là degli aspetti tecnici sui quali io ho avuto più volte modo di ribadire il mio punto di vista, cioè le aree, le modalità di scelta, peraltro ne abbiamo avuto già più occasioni per discutere di questo argomento, basterebbe dire che le aree scelte in fase iniziale sono state poi sostituite in corso d'opera il 1° di luglio con una metà che sono state cancellate e prese altrettante aree a compensare quanto era annullato, più altri 30 ettari, stiamo parlando di 130 ettari del territorio della città dell'Aquila, che verrà modificato in fase definitiva e non temporanea attraverso moduli abitativi che naturalmente non dureranno qualche mese, ma dureranno negli anni. Le piastre hanno una durata di decenni, voglio ricordare, quindi non è che vengono smantellate al termine dell'emergenza, che poi ovviamente, trattandosi di moduli abitativi duraturi, ecco, quindi non verranno smantellati dopo l'emergenza, vuol dire che rimarranno per sempre. Questo mi pare, speriamo, questo è scritto, ma questo è scritto nel decreto convertito in legge, quindi non è. Chi se ne occuperà? Se è possibile, perché lei mi ha chiesto per quale, ma non soltanto per questo, evidentemente. Ah, perché, non soltanto per questo, dell'altro. Io, se sono i numeri quelli che ha dato la Protezione Civile, mi rivolgo ad Alessandrini, 8.000 sono state le richieste, mi pare, di nuclei. Questo è stato in conferenza stampa. 8.000 nuclei. No, qua abbiamo i dati precisi. 8.000 nuclei familiari tra chi è single e chi ha una famiglia di 4, supponiamo si tratti anche di 3, insomma, stiamo parlando di una popolazione che avrebbe scelto, indicato, meglio, le famose case superiori sicuramente a 20.000. Questo numero, il fatto che fossero superiori sicuramente a 15.000, era stato già avanzato, ma mesi e mesi fa. E non era una presunzione, era una valutazione dei numeri forniti alla Protezione Civile. Così come voglio anche sottolineare un aspetto che adesso viene fuori e che peraltro viene confermato all'ordinanza del 15 agosto, che purtroppo pochi hanno letto, perché insomma il 15 agosto non è semplice mettersi a leggere le ordinanze, ma il 16-17 magari per chi era in vacanza è più semplice, ma diventa più semplice comprendere certe cose nel momento in cui i numeri della Protezione Civile già a maggio davano circa 10.000 edifici di tipo A. Questi sono i report della Protezione Civile che chiaramente erano aggiornati con una certa frequenza, direi quasi quotidianamente. Allora, se parliamo di edifici, un edificio vuol dire casa singola, ma vuol dire anche condominio. Condominio vuol dire più alloggi, quindi parlare di edificio è una cosa, parlare di alloggi all'interno degli edifici è un'altra cosa. E se parliamo di edifici e con alloggi, e stiamo parlando di numeri che sono certificati dai dati della Protezione Civile, 10.000 edifici con una media di 3-4 alloggi, perché stiamo parlando anche di alloggi che possono avere 10, 15, 20 case, come sappiamo tutti, o almeno quelli che abitano in questa città, vuol dire, stiamo parlando di A, quindi non parlo di B e C, come giustamente diceva il sindaco, che poi possono avere danni più o meno gravi, non parlo delle LF evidentemente, ma danni più o meno gravi B e C, tanto da avere addirittura 12 o più mesi di tempo per l'esecuzione dei lavori. Parlo di A, cioè A è agibile, entro in casa, allaccio il gas e sono dentro. Dovrebbe essere una cosa più semplice questa. Bene, allora se questi sono i numeri ribaditi poi al 26 luglio e all'Aquila il 26 luglio gli edifici di tipo A erano 11.037, togliamo gli edifici pubblici? Bene, togliamoli, case, chiese.